Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Il 2 febbraio 1943 la Sesta Armata tedesca si arrende alle truppe sovietiche e si conclude, dopo 3 mesi, la battaglia di Stalingrado. È un momento fondamentale per le sorti della guerra, ma questo non lo può sapere Valerio Cianfarani, giovane ispettore della Soprintendenza Archeologica di Taranto, che dopo un viaggio durato 3 giorni entra nella filiale di Parma della Banca Commerciale Italiana, accompagnato da 2 guardie di pubblica sicurezza, un assistente e 2 piccole casse di legno. Il giovane, ignaro di quanto quel giorno sarebbe stato importante per la storia del mondo, consegna il suo carico ai funzionari della banca e insieme lo sigillano con 12 bolli di cera lacca. Poi va con loro alla periferia della città, in via Langhirano, dove all'interno dei sotterranei del centro contabile della banca sono predisposti dei cavò, ovvero delle camere blindate. E qui le cassette finalmente si riposano, dietro 2 porte corazzate che si chiudono su di loro, come lo scrigno per un tesoro. State ascoltando la serie Arte da proteggere, i podcast che raccontano i tanti aspetti della fragilità del nostro patrimonio artistico e i tanti modi per difenderlo. Io sono Marcello Moronesi e oggi vi racconteremo una storia di protezione e salvataggio del patrimonio artistico, che ci mostra come, in un periodo tragico della storia del paese, come la Seconda Guerra Mondiale, uomini di cultura, ma anche d'impresa, si attivarono con coraggio per salvaguardare l'eredità culturale del nostro paese. Un diadema fatto di fiori in oro e pietre dure, unico nel suo genere per lavorazione e qualità dei materiali. Un orecchino, realizzato con la tecnica filigrana, la cui parte centrale ricorda la forma di una nave e che si presenta decorato con motivi vegetali e figure alate. Un oggetto in bronzo e lamina d'oro, composto da 2 mani che si incontrano e che rivela, a sorpresa, uno schiaccianoci. Ma anche altri braccialetti, collane, anelli, pendenti, sigilli, per un totale di 222 pezzi. Tutti oggetti realizzati con materiali preziosi e tecniche raffinate, che li rendono unici non solo per l'ottimo stato di conservazione. Questo elenco costituisce i famosi Ori di Taranto, una straordinaria raccolta di arte orafa di età ellenistica, ovvero risalente a un periodo compreso tra il IV e il II secolo avanti Cristo. Proveniente da alcune necropoli del territorio e custodita in una sala a lei dedicata presso il Museo Archeologico Nazionale di Taranto. La maggior parte di questi oggetti è stata ritrovata negli anni 20 del Novecento e, se anche da allora sono sempre rimasti nel territorio a cui appartengono, c'è stato un momento in cui hanno rischiato di perdersi nelle pieghe degli eventi della storia, quando sono stati portati a Parma durante la Seconda Guerra Mondiale per essere protetti dagli eventi bellici. In questa occasione, gli Ori di Taranto sono stati i protagonisti di un salvataggio incruento, grazie al coraggio e alla determinazione non solo degli esperti d'arte, che della protezione dei beni culturali fanno il loro lavoro, ma anche di insospettabili funzionari di banca, il cui impegno è testimoniato dai documenti dell'archivio storico di Intesa San Paolo, che ha acquisito il patrimonio della banca commerciale e con esso la documentazione del soggiorno parmense dei gioielli. È il novembre 1942 e la situazione bellica nella zona di Taranto non preannuncia niente di buono per la città. La linea del fronte si sta avvicinando e c'è un'importante base navale utilizzata per le operazioni belliche. Così Ciro Drago, soprintendente di Taranto, si rivolge al Ministero dell'Educazione Nazionale per chiedere una nuova sede per proteggere e conservare quel prezioso tesoro che è la collezione degli Ori. Nel dicembre di quell'anno, la Direzione Generale Belle Arti, con una lettera firmata dal ministro Giuseppe Bottai, indica come luogo idoneo per il deposito i sotterranei blindati della Banca Commerciale di Parma, perché costruiti appositamente per resistere anche a bombardamenti aerei. Così,
dopo aver redatto l'inventario nel gennaio del 1943, che comprendeva 222 oggetti preziosi dal valore complessivo di 5 milioni di lire, assicurati presso la banca con un premio semestrale di 1.400 lire, i preziosi vengono messi in due modeste casse di legno e nelle mani del soprintendente Cianfarani. Con lui iniziano un viaggio che dura dal 31 gennaio al 2 febbraio. Ed arrivano i famosi cavò di Parma, che vennero costruiti nel 1941 in un'ex casa di cura dalla posizione periferica, Villa Ombrosa, insieme al centro contabile unico, un deposito centrale dei titoli e un archivio generale pensato per convogliare tutta la documentazione non corrente dell'istituto che, composta da materiale cartaceo infiammabile e ingombrante, poteva essere facilmente danneggiata in caso di azioni belliche. A questo punto gli ori sembrano al sicuro, al riparo nelle casse che li contengono, ricoperti di acciaio a prova di bombe. Eppure, le vicende della guerra sono sempre piene di insidie. L'8 settembre 1944, infatti, non solo spacca l'Italia in due, ma rende incerto anche il loro destino. Nel 1944, se Taranto faceva ancora parte del Regno d'Italia, Parma era invece sotto la Repubblica Sociale Italiana. Qui il Ministero dell'Educazione dell'Italia Liberata diventa il tutore dei beni culturali. Apparente promotore delle azioni di protezione delle opere mobili e immobili esposte ai rischi della guerra, ormai civile, ma alleato dei tedeschi, che continuano con una nuova aggressività una vera e propria opera di rastrellamento delle opere d'arte italiane che vengono raccolte per essere portate in Germania. Sono mesi difficili per coloro che si trovano nelle soprintendenze o nei musei, perché devono gestire richieste poco chiare di spostamenti dei beni che dovrebbero tutelare e rischiano la vita ogni giorno nel tentativo di resistere ad una burocrazia fintamente innocua che agevola un sacco di guerra silenzioso sostenuto dagli alleati della Repubblica Sociale. Ma non sono solo coloro che lavorano tutti i giorni con la cultura a rischiare, anche coloro che si sono dichiarati disposti a proteggere i beni artistici, come i responsabili della Banca Commerciale Italiana che hanno messo a disposizione i loro cavò. Questi si trovano a dover combattere una guerra in punta di penna con il Ministero. L'organo amministrativo della Repubblica Sociale, infatti, chiede di ritirare gli ori con il pretesto di volerli spostare più al nord, in un luogo più sicuro e meno vicino al fronte. Ma il direttore della filiale non accoglie subito la richiesta, affermando che solo chi le aveva consegnate, ovvero il Cianfarani, avrebbe potuto riottenere in consegna le cassette. Inizia così uno scambio di lettere e visite tra i diversi responsabili del Ministero e della Direzione Centrale di Milano della Banca Commerciale, oltre che con il direttore della filiale, basato su rimpalli e richieste di chiarimento con lo scopo di ritardare il più possibile la consegna. Questa strategia di azioni passive permetterà agli ori di rimanere nei cavò fino alla liberazione del 25 aprile 1945 e quindi di ritornare successivamente a Taranto, sempre grazie alla scorta di Cianfarani, che questa volta farà il viaggio da solo e senza protezione, con le casse sotto braccio, come un soldato che torni a casa alla fine della guerra. Questa storia è raccontata nella monografia dell'archivio storico Intesa San Paolo dal titolo Salvi e intattissimi. La Banca Commerciale Italiana e la protezione degli ori di Taranto 1943-1945 di Francesco Morra e dimostra come le grandi aziende abbiano avuto nel corso del tempo un ruolo fondamentale nella protezione dell'arte. Ma dimostra anche come il ruolo contemporaneo delle imprese nella preservazione e valorizzazione dell'eredità culturale che hanno contribuito a creare trovi una linfa vitale anche negli archivi storici che preservano e valorizzano e che diventano, ad ogni storia che viene riscoperta, nuovi scrigni di ispirazione per addetti ai lavori e gente comune. Arte da proteggere è una serie podcast prodotta da Intesa San Paolo, ideata e scritta da Giovanna Pimpinella. La voce è di Marcello Moronesi. I podcast che raccontano come si protegge l'arte vi aspettano su Intesa San Paolo On Air.
Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.